27esima giornata di Serie A Lega Calcio 8, ancora qui dal centro sportivo Stella Azzurra prosegue il cammino del testaccio dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana. Trova qui allo Stella Azzurra l'Atletico Fiumicino, già quasi totalmente salvo a metà classifica. E allora andiamo a leggere, come al solito, le formazioni dei ragazzi in campo. Atletico Fiumicino, naturalmente, in maglia bianca e strisce rosse con Longi numero 5, 1 Egizi, 13 Ferri, 8 Flore, 4 Fognani, 9 Mara, Mao, 18 Mosciatti, 16 Solinas, 6 Viscomi, 19 Brapi. Capitani al centro del campo per il lancio della monetina. Testaccio ovviamente in maglia nera, andiamo a leggere tra qualche istante anche le loro formazioni. Eccoci qui, dateci il tempo di sistemare le liste. Testaccio con Baldassare, numero 11, 3 Barroncini senza numero Boni, 6 Broccatelli, 7 Codignoli, 17 Giuliani, 27 Martino, 14 Mirante, 9 Neri, 5 Pasqualoni, 1 in porta Daniele Rossetti, Simone Starace con il numero 8. Possiamo finalmente partire il testaccio che dicevamo ha perso qualche punto con il Golbet la scorsa settimana, punti indolori date le sconfitte della Pisana come del Pemerino Calcio a 8. Adesso non può più permettersi di sbagliare, partiamo subito con questa conclusione che buca sotto le gambe il portiere dell'Atletico Fiumicino, avanti il testaccio, il tiro dal centro del campo l'ha trovato Ivan Giuliani ed è 1-0 dopo un secondo dall'avvio della partita. Partiti praticamente con l'handicap i ragazzi dell'Atletico Fiumicino, beffati da il povero Egizi che si è visto partire questo bolide, evidentemente si è connesso mentalmente all'ultimo. E allora testaccio avanti fin dal primo secondo. Il bolide ha trovato il numero 7, si tratta di Codignoli, scusate. Qualche difficoltà per uscire per i ragazzi del testaccio. Eccoci qui, ancora una conclusione, questa volta Egizi è attento. Fiumicino in avanti. Secondo minuto di gioco, ancora si è visto poco in questi due minuti dopo la rete a freddo del testaccio che adesso è al sicuro sull'1-0, può gestire ma il Fiumicino è tutto avanti, squadre sbilanciate, si prende la rimessa laterale. Codignoli, Mirante. Al centro del campo Mirante, si sposta, il mancino conclude, palla sul palo ed ancora in gioco. Determinatissimo il testaccio fin da questi primi minuti a prendere il largo, per adesso il punteggio è 1-0. Fiumicino che pure si sposta in avanti favorendo le incursioni delle maglie nere. Tocco verso il centro per il Fiumicino che fa girare palla, Mosciatti. C'è spazio, ecco la conclusione, la palla è sotto il 7, l'1-1 dell'Atletico Fiumicino, 2 minuti, 2 gol pazzeschi, entrambi da centrocampo, partita che si rimette sui binari della parità, è 1-1. E vediamo se ancora una volta il numero 17 ci aveva provato, si è schiantato però sulla schiena di un giocatore dell'Atletico Fiumicino, il punteggio è di 1-1, ricordiamo, l'ha pareggiato la squadra ospite con un tiro incredibile, anche qui a beffare i Rossetti, non un gran momento questo per i portieri in campo, bellissima la scodellata in direzione del numero 17 che si fa passare il pallone dietro la schiena, va anche a concludere, palla alta. Ottimo Giuliani, preziosissimo fino adesso. 4 minuti di gioco, 2 reti
a dire poco beffarde per entrambe le squadre. Partita che praticamente deve ancora cominciare dato il chiaro blackout di entrambi gli organici in questi primi secondi. Mirante, spinto giù, calcio di punizione. Staraci. Si fa qualche metro al testaccio con Barunci. Rossetti. Starace. Profondissimo Starace. La chiusura. Pallone riconquistato da Martino. Rossetti. Altissimo Maramauli davanti, uno dei top gun di questo campionato. 31 reti per lui. Ancora una botta, questa volta il pallone è alto, saggiamente Rossetti lo osserva sfilare senza tentare di bloccare. Sembrano aver ritrovato una quadratura i ragazzi in campo adesso al quinto minuto, dopo uno sbilanciatissimo avvio e i due grotteschi gol a dire poco a cui abbiamo assistito. Pallone riconquistato da Martino. Martino profondo per Giuliani. Giuliani tocca per Codignoli che non ci aveva creduto, aveva lasciato andare in avanti il numero 17. Possibilità di contropiede per il 18 Stefano Mosciatti dell'Atletico Fiumicino. Suo il gol incredibile. E qui prova ad impegnare Egizi il testaccio. Senza troppe difficoltà, pallone che viene messo in calcio d'angolo. Eccolo qui, il pallone battuto alto, Mirante insacca il numero 14 del testaccio, Simone Mirante, ed è 2-1, sesto minuto, partita bella, ricca di reti, fin dalla partenza, 2-1 testaccio. Squadre che sembrano incapaci di mantenere un punteggio fisso in questi primi secondi. Qui mette in serie difficoltà Rossetti, Barunci, lasciando sfilare questo rimbalzo all'altezza dell'area piccola se ce ne fosse una. Testaccio in possesso, Martino spreca il primo pallone della sua stagione. C'è attento il numero 3 in maglia nera a contenere e a rilanciare in avanti per Giuliani. Stop del numero 17, Mirante scodella ancora per Giuliani che tenta la rovesciata. Pallone fuori. Mosciatti. Alongi. Toccato per il numero 14, pallone riconquistato però dal testaccio che spara anche un bolide. Attento Egizi, palla alta. Martino la battuta del corner per il testaccio che ricordiamolo è avanti 2-1, l'ultima rete di Mirante, qui stava per servire Giuliati. Ancora un calcio d'angolo dunque per il testaccio ed ancora Martino ad occuparsene, ben tre gli uomini in maglia nera in aria. Ecco qui il tiro allontanato. Codignoli preferisce appoggiare per Barunci. Eccolo qui, il numero 3, pallone quasi riconquistato. Ha qualche difficoltà Codignoli. E alla fine lancia per Martino dall'altra parte. Eccolo il numero 27, il diagonale, palla sul fondo. Sempre pericolosissimo il testaccio in avanti. Pure adesso che ha in panchina i suoi uomini migliori. Uno per tutti, Fabrizio Baldassarre. Flori ha toccato per Mosciatti, ancora il numero 8, chiama in causa Viscomi, serve a Longi, di prima per il 19 Vrapi, Barunci, Codignoli, Barunci fa il gioco difficile del testaccio, alla fine lancia in avanti e Gizzi chiama palla, quasi si impiccia e alla fine la tiene là.
Cambio di gioco, la sponda, pallone che finisce bene dalle parti di Maranao che conclude però fuori misura altissimo. Nove minuti sul cronometro, testaccio avanti. Bella partita, divertente. A svegliare gli spettatori ci hanno pensato quelle due reti nei primi due minuti, entrambe dalla linea di centrocampo. Poi il vantaggio su calcio d'angolo Simone Mirante. Qui Starace, sempre imperioso come centrale difensivo, è il numero 8 in maglia nera. Odore di tutte le ripartenze della propria sorprendente squadra. In questo momento ricordiamole sopra anche alla Pisana, quando la squadra di Pasquale ha perso smalto in questi ultimi due mesi. Si è candidato il testaccio come prima candidata al terzo posto al termine della regular season. Conclusione, si stampa sulla schiena di Vrapi che poi incespica al momento di calciare i rossetti. Barunci, Starace, altissimo Maranao, Starace porta a spasso il pallone, serve Mirante, rischiando qualcosa trova Codignoli. Martino, il rimpallo favorisce quasi Vrapi che si infila tra due difensori avversari, ecco il numero 19, il tocco all'indietro, Martino, non avevano seguito i ragazzi in maglia strisce. Il compagno Codignoli schianta sulla schiena di un avversario, pallone sempre per il testaccio. Mirante. Sempre Mirante, manda a vuoto gli avversari, alla fine glielo portano via. Ci ha pensato Flore, numero 8, a largo sulla sinistra, Marmao si è inserito, non è marcato e da solo, il pallone per lui, calcio d'angolo. Undici minuti sul cronometro. C'è spazio, ancora un bel tiro a giro e questa volta è attento Rossetti, si distende, Plastico mette in calcio d'angolo. Eccoci qui, calcio d'angolo per il Fiumicino, battuto tesissimo Mirante, a spazio può andare a galoppare il numero 14. Mette quasi a sedere l'avversario, in momenti si siede, lui riesce comunque a cambiare di gioco. Il tocco all'indietro, Martino colpisce in faccia un avversario, pallone in avanti, possibilità di ripartenza per l'Atletico Fiumicino, il tocco di Vrapi che trova il compagno in sacca, Maranao, il gol del 2-2. Ancora immancabile la firma di Marco Maranao, 2-2 Atletico Fiumicino. Calcio d'angolo per il testaccio, 2-2 dicevamo, il bellissimo contropiede dell'Atletico Fiumicino che non ci sta a fare da comparsa pur contando su una classifica assolutamente serena per queste ultime quattro giornate di regular season. Testaccio che invece ha tutto da perdere, a ogni punto lasciato indietro. Eccolo qui, calcio d'angolo battuto ancora verso Mirante, questa volta la colpisce addosso ad Egizi, attento. Ecco Egizi profondissimo dall'altra parte. Spazio per ripartire per Starace, si fa mezzo campo il numero 8, Starace pensa anche al tiro, alla fine si ferma all'altezza della bandierina, trova Mirante, Mirante Codignoli aspetta un po' troppo il pallone, possibilità di ripartenza, Flore, perde il pallone il numero 8, Broccatelli. Martino con l'esterno a cercare Giuliani, salta più alto che può, non basta, palla verso Egizi che innesca Alongi. A spazio Maranao, due uomini davanti, tocca per Mosciatti. Ecco il numero 18 a spazio, piazza il mancino, rimpallato. Sempre in avanti il Fiumicino e alla fine si prende la rimessa laterale Fognani. In avanti, velocissimi ragazzi, con la maglia strisce. Fognani. Viscomi. Mosciatti.
Lago per il numero 8 che prova ad appoggiare pallone che quasi esce dal campo, finisce invece all'altezza della panchina dello stesso Atletico Fiumicino. 14° minuto, partita divertentissima, 2-2 il punteggio. Testaccio pericoloso in partenza, un Atletico Fiumicino che a diesel sta carburando adesso. Da qualche secondo gestisce palla molto bene, rendendosi anche pericoloso, pallone che riesce a sfilare per Mosciatti, tocca per Maramao, Maramao indemoniato come al solito, il numero 9 che conclude altissimo. Testaccio ha chiamato il time out. Andiamo in pausa. Eccoci qui, ripartiamo dopo il time out chiamato dal Testaccio. Adesso 2-2 il punteggio. Testaccio che sembrava in controllo, ha abbassato leggermente la guardia, mai lasciare spazio a Maramao che subito puntuale in contropiede ha beffato il povero Rossetti. Atletico Fiumicino che adesso può fare decisamente quello che vuole di questa gara. Il punteggio in parità, 14 minuti 10 al termine del primo tempo. Lo stop trovato da Mosciatti. Alongi, Flore, autore del pazzesco gol dell'1-1, Flore, palla qui sul fondo. Giuliani, controllo così così di Giuliani, entrato a gamba tesa Flore, il fallo è assegnato al Testaccio. Manuel Flore alla battuta del calcio di punizione, una posizione simile a quella da cui segnò l'incredibile gol dell'1-1, questa volta impatta sulla barriera, sempre Flore in controllo, palleggia e spedisce indietro in direzione di Egizi che a sua volta rilancia in avanti, incornata di Starace, come al solito insuperabile il numero 8 in maglia nera. Maglia nera che adesso stanno soffrendo più del previsto, qui si avventa addosso al povero Fognani, Broccatelli, Flori, Alongi, in avanti Alongi, riesce a servire Mosciatti, Mosciatti addosso Codignoli, Mosciatti il mancino colpisce forse un compagno, sempre Codignoli in controllo, ancora il numero 7 porta a spasso il pallone, a spazio riesce quasi ad innescare il compagno. Numero 9, neo entrato per il Testaccio, si tratta di Daniel Neri. Tra poco vedremo anche chi è uscito. Nel frattempo Starace, con la sua solita tranquillità, tiene lì il pallone, quasi lo regala, senza quasi, l'aveva regalato, ma attento Rossetti, è uscito con tempi perfetti. Qui la spinta alle spalle di Giuliani, calcio di punizione per il Testaccio. Eccoci qui per il calcio di punizione, Mirante sembra il ragazzo più intenzionato a colpire, eccolo qui, il numero 14, spedisce il pallone sui polpacci della barriera piazzata dai Gizzi. Qualche recriminazione si prosegue invece con il Fiumicino che guadagna spazio, pallone che arriva in zona d'attacco, pallone che si è insaccato, ha colpito il paletto interno della porta, il 3-2, il vantaggio dell'Atletico Fiumicino. Il gol lo ha trovato il neo entrato Ismaele Solinas.
Vantaggio dunque insperato assolutamente per l'Atletico Fiumicino, che sta giocando meglio da 10 minuti a questa parte. Ancora l'ennesimo contropiede, ha trovato puntuale il ragazzo con il numero 16, è entrato da poco, diversi cambi in occasione del timeout chiamato poco fa. Eccolo qui, Solinas ancora e di nuovo ci deve mettere i guantoni rossetti. Pallone battuto corto, ancora l'Atletico Fiumicino scatenato verso il centro. Martino la tocca, palla in calcio d'angolo. Pallone battuto all'indietro, ci pensa Flore, eccolo qui Flore, pallone sul fondo. 20° minuto, 5 minuti al termine, avanti è l'Atletico Fiumicino, il testaccio era passato sopra per due volte nei primi minuti. Poi la rimonta subita dalle maglie biancorosse che stanno meritando assolutamente, qui si impicciano ancora i ragazzi del testaccio. Allora a Longi sul pallone c'è Marameo, ha già siglato il numero 9, serve comunque il compagno che conclude, Manuel Flore. Sull'esterno. Profondissimo verso Giuliani. Stop con il petto di Giuliani, era una sorta di sponda ma non c'era nessuno. Solinas, Solinas manda a vuoto anche Neri. All'indietro, Mosciatti. Mosciatti rientra al numero 18, serve Flore. Flore, Mosciatti, alla fine ci mette il piedone Giuliani a stoppare l'azione dell'Atletico Fiumicino. Poi in difficoltà Viscomi, riesce a servire il compagno in avanti. Mosciatti spennella verso Marameo che la spizza quanto basta. 4-2 Atletico Fiumicino a 2 minuti dal termine del primo tempo, si allunga il vantaggio della squadra ospite, 4-2. Ci riprova Giuliani, vediamo se la sua serata non più ha già timbrato per quanto riguarda i gol da centrocampo. Il 4-2 dell'Atletico Fiumicino dunque, che adesso ha un doppio vantaggio, due come la doppietta di Marco Maramao che non si fa mai pregare. Poco fa il pallone scodellato da Mosciatti senza troppe pretese, è saltato quanto bastava, l'ha toccata con la punta dei capelli il numero 9 in maglia a strisce. 4-2 dunque Atletico Fiumicino, tutto da rifare per il testaccio che sta rischiando grosso anche perché continua a subire. Appoggiata in rimessa laterale Neri, Mosciatti. Flori, ecco Flori a spazio, la piazza ancora, ci mette i manoni rossetti e alla fine Baronci la tocca fuori. E Gizzi manda a vuoto Giuliani, Viscomi, Flori, Flori rischia qualcosa, Mirante pressa altissimo, va allora Longi, a Longi, buca Baronci, riesce a servire Solinas, rientra sul mancino numero 16, tocca per il numero 5 che si divora un gol fatto, c'è stata la chiusura dei ragazzi in maglia nera, dunque calcio d'angolo. Vero incubo questo momento per il testaccio che sta soffrendo tantissimo, manca un minuto al termine del primo tempo, sono avanti 4-2 ragazzi, l'Atletico Fiumicino guadagnano metri su metri, qui calcio di punizione. Maramao sul pallone, rimasto un solo ragazzo in maglia strisce in aria, si allontana anche lui. L'idea è forse toccare per il compagno che andrà addirittura a concludere con il mancino. Vediamo un po'. Eccolo qui, puntuale, il tocco, palla dentro, colpita malino, il pallone sfila, rimessa laterale, 2 minuti di recupero, chiama il direttore di gara. 6 i gol in questo primo tempo. Starace, Starace rega la palla a Maramao, Maramao che si ferma al momento più sbagliato, forse Grampi, forse delle scarpe slacciate, forse banalmente quello, pallone in avanti, Giuliani,
Giuliani, chiuso ancora Giuliani. C'è spazio, Mirante. Manda a vuoto l'avversario Mirante. Mirante ci mette il piedone provvidenziale. Visconi. Barunci. Sempre Mirante, due uomini su di lui, gli porta via il pallone Maramao. Maramao serve così così il compagno, ne arriva però un altro. Ancora Maramao, Maramao è entrato in area, riesce di nuovo a toccare il pallone, si stampa sul palo, siamo sempre lì. Alla fine arriva il 5-2 dell'Atletico Fiumicino, l'azione insistita infinita. Le ragazze in maglia strisce, il gol del 5-2. Un attento incubo, tentico incubo, lo dicevamo per il testaccio, ci prova qui e va a riposo. Rieccoci qua per il secondo tempo di questo match divertentissimo, spettacolare in questo primo tempo. Divertente senz'altro, non per il testaccio che sta soffrendo veramente molto come non ci è mai abituato, soprattutto con una squadra che almeno per quanto dice la classifica dovrebbe essere del tutto alla portata dei ragazzi in maglia nera, che adesso però sono sotto di 3 gol e soprattutto quel che è ancora più strano, hanno sofferto tantissimo per tutto il primo tempo, risultato assolutamente meritato questo per l'Atletico Fiumicino, devastante con Maramao. E soprattutto il numero 16 più inaspettato, Solinas, e Mosciatti. Mosciatti ha di nuovo un'occasione, Mosciatti il pallone alto di pochissimo. Tira a giro, Maramao, Maramao si schianta addosso a Martino. Mirante, Mirante cambia il gioco praticamente da solo, poi con il tacco prova a liberare Starace, si distende Gizzi, il pallone dalle parti di Martino verso il centro. Maramao col mancino, alta. Ed è ancora un pallone riconquistato per l'Atletico Fiumicino, non sa che pesci prendere il testaccio, in questo momento risolve buttando giù un ragazzo in maglia strisce, Baronci. Si sposta sull'out di sinistra, Baronci prova anche a servire Giuliani, Neri con un secondo di ritardo e allora è Fiumicino. Maramao di prima, forse un po' troppo frettoloso, ancora di prima, ancora frettolosamente. Allora il testaccio che riconquista, scherza col fuoco l'Atletico Fiumicino perché il vantaggio è alto ma non tantissimo, non si può regalare palla al testaccio. Qui commette fallo Baronci, rimessa, fallo quasi in zona laterale, no, si prosegue a giocare. Viscomi ha un po' cincischiato con i Gizzi, eccolo qua Viscomi, Maramao per Solinas, è arrivato Solinas ancora velocissimo, fa botte Solinas con Baronci, restituisce il pallone al numero 9 che ha spazio, quanto gli basta, prova a piazzarla, palla sull'esterno. Martino. Rimpallo che favorisce Alongi, pallone riconquistato però da Starace. Si fa largo col fisico Starace, prova ad aggiustarsela, eccolo qui, il numero 5, tocca invece per Mirante. Mirante è chiuso, Mirante ha spazio per il mancino, Mirante lo libera, rimpallato palla in calcio d'angolo. Si è buttato in avanti il testaccio in questo avvio di secondo tempo e come dargli torto, pallone messo però troppo frettolosamente, frettoloso come tutta la manovra delle maglie nere che regalano troppo spesso il pallone agli avversari. Eccolo qui infatti Solinas, Solinas 6-2, ancora la tripletta del numero 16 Ismaele Solinas, risultato finora che ha dell'incredibile, 6-2 Atletico Fiumicino. Giuliani, Giuliani
tiro poteva diventare insidioso per i Gizzi. Ancora Giuliani è andato a mordere Gizzi, il pallone è sempre lì Baronci. Baronci ci mette il fisico, Viscomi con tutto il corpo e alla fine pallone che sfila per Gizzi. 4 minuti e secondo tempo che prosegue sulla falsariga del primo con un testaccio sbilanciatissimo e completamente in balia delle ripartenze di Solinas e Maranao. E senza difficoltà si fanno segnare a vicenda, a cui rischiano di regalare un pallone i ragazzi dell'Atletico Fiumicino che comunque continuano a lanciarsi in avanti. Senza un domani vogliono segnare di più. Maranao, Maranao scodella per Solinas, questa volta non si intendono. Miranti recupera palla, Flori pallone regalato a Baronci. Baronci, il tiro si schianta sui piedi di Viscomi a Longi. 5 minuti secondo tempo, partita spumeggiante da una parte e dall'altra, il pallone l'imbeccata per Mosciatti che va però a spegnersi addosso alla schiena di Pasqualoni, appena entrato anche lui il numero 5 in maglia nera, allargato il pallone per Mirante. Mirante finisce giù Fognani, la rimessa è per il testaccio, pallone che a momenti ci sfonda la telecamera. Eccoci qui, ripartiamo. Pasqualoni, pallone sempre in avanti, il gioco viene fermato. Le proteste di Giuliani, sostiene di essere stato spinto il numero 17 in maglia nera, non c'è nulla, secondo il direttore di gara. Preso una brutta botta, si è sentito da qui, Stefano Mosciatti. Arriva il cartellino giallo per Neri, che si allontana difatti dal campo. Lasciando il posto al compagno numero 6, Valerio Broccatelli, che rientra in campo. La confusione è palpabile tra le file del testaccio, abbiamo visto le scenate di Giuliani e di Neri. Decisamente qualcosa che non va nella testa dei ragazzi. Attualmente al terzo posto, ma che rischiano di perdere punti preziosissimi con la Pisana e con il Peperino, che non hanno mollato nulla fino adesso. E Gizzi. Servita Longi. Porta a spasso il pallone a Longi, alla fine si concede un po' troppo, un tocco troppo leggero. Martino. Codignoli con il tacco, sono in quattro le maglie bianche, non sono neanche tanto convinti i ragazzi del testaccio dell'andare ad attaccare, rimangono indietro colpevolmente, a Longi con il petto, Flori, allarga tranquillo Flori, Fognani, ancora il capitano strisce, Flori all'indietro e Gizzi, fanno girare palle i ragazzi del Fiumicino, e Gizzi per Viscomi, Flori, ancora e Gizzi. Rimessa sempre in zona d'attacco per il Fiumicino. 8 minuti, secondo tempo. 6-2, punteggio che rischia di arrotondarsi sempre di più per la squadra ospite. A meno che Giuliani non inneschi qualcosa qui. Eccolo qui, il numero 17, con tutto il corpo a respingere. E subito una ribattuta dall'altra parte, altrettanto bella la respinta di Rossetti. Si calcia ormai da 40 metri. Solinas, controllo difficoltoso ma efficace del numero 16, all'indietro per Flore che imbuca Maranao. Possibilità per il testaccio. Mirante e Gizzi controlla, esce il numero 1, Mirante lo mette quasi a sedere, alla fine rimessa laterale. Calcio d'angolo, scusate. No, l'ultimo tocco è stato proprio di Mirante, la rimessa è affidata ad Gizzi.
Baronci, il pallone diventa quasi un assist per Solinas. Maramao, Solinas, si prende il tocco, rimessa per il testaccio, 10 minuti 15 al termine, 6-2 punteggio saldo nelle mani del Fiumicino, che ha necessariamente abbassato i ritmi in questi primi minuti, attaccando un po' di meno rispetto all'avvio di secondo tempo. È finito giù Solinas, l'imbeccata poteva essere decisiva per Maramao. Baronci prova a guidare la ripartenza del testaccio, Flore la controlla. E fuori un giocatore del testaccio, si tratta il numero 27, Martino. Hanno dovuto sincerarsi le condizioni del difensore in maglia nera. L'ultima cosa che ci vuole decisamente per il testaccio è l'infortunio a questo punto della gara. Nel frattempo Neri è di nuovo disponibile. Eccolo lì, il numero 9 del testaccio. 11 minuti sul cronometro, sempre 6-2. Egizi, Ferri, ne è entrato numero 13, Ferri, in avanti, Mosciatti travolto fisicamente da Neri, che riesce anche a scodellare per Giuliani, che si concede una bella girata, palla alta. Con le braccia Egizi, la sponda, c'è possibilità per Mosciatti, il sinistro è piuttosto fiacco, poteva pensare di servire Maramao sulla sinistra, che si era liberato abilmente della marcatura, qui Neri litiga un po' col pallone, ne ha due addosso, serve però molto bene Staraci. Staraci in una delle sue peggiori partite, e questo accade decisamente di rado. Ci ha capito poco finora il centrale delle maglie nere, qui invece se la controllano perfettamente i ragazzi dell'Atletico Fiumicino. Flore in becca Mosciatti, chiuso da Baronci, Mosciatti all'indietro. Viscomi, Solinas, ancora il lancio in direzione di Maramao, non era male la triangolazione dei ragazzi in maglia strisce. Possibilità per Mirante, la guarda sfilare Egizi, rimessa dal fondo, siamo a metà del secondo tempo e il punteggio è ancora in controllo dell'Atletico Fiumicino, che a questo punto non ha più nessuna fretta di spezzarsi in due lanciandosi in avanti, cosa che invece deve necessariamente tentare di fare il testaccio. Maramao, chiuso a fatica ma efficacemente da Broccatelli. Mirante. Mirante può partire col mancino, Mirante pensa anche alla conclusione a giro, il rimpallo lo favorisce, Mirante sempre lì, rimane infognato in quella parte di campo, Mirante prova a liberarsi ancora, alla fine scarica necessariamente per Baronci. Sta arrivando Starace, vediamo se viene servito, eccolo qui con un secondo di ritardo, il pallone per Giuliani, non si intendono bene portiere e difensore per il Fiumicino, alla fine rimessa laterale. Starace, tocco corto per Baronci, va a sbattere su Flora. Baronci porta via il pallone al numero 8, molto buona la prestazione del numero 3. Tocco dall'altra parte per Mirante che ci pensa, alla fine si sposta un po' troppo verso il fondo, diventa un passaggio. Flore, Flore, la cosa peggiore da fare è un dribbling al limite dell'area, Flore ci pensa, alla fine tiene lì palla. Ferri, Egizi, rischiando qualcosa, Flore. Eccolo il numero 8, regala però palla a Starace, qui è Egizi, si supera, aveva scelto il palo più difficile Starace, bella parata del numero 1 del Fiumicino. Corner battuto a mezza altezza, carambola dall'altra parte verso Neri che pensa al tiro al volo, è chiuso da Solinas,
Serve Broccatelli, Broccatelli con una puntaccia al tiro rimpallato, diventa quasi una possibilità di contropiede per Maramao. Attenzione a Maramao che appoggia al centro, non ci arriva per un secondo Mosciatti. Palla in rimessa laterale, 10 minuti al termine del secondo tempo. Meno gol, ma sempre tante belle azioni anche in questa seconda parte di gara. Mirante prova a puntare ancora, Mirante ancora col mancino, Mirante alla fine libera con il tacco, bella la pensata del numero 14 Starace, rivedibile al tiro. Caricato alle spalle Flore, non c'è fallo anche se protesta. Stato chiamato evidentemente il fallo con qualche secondo di ritardo. No, la rimessa laterale è assegnata al Fiumicino. Tocco rimpallato, ha subito fallo Mosciatti. Calcio di punizione per l'Atletico Fiumicino, gara molto pulita finora, pochissimi falli, pochissime recriminazioni anche. Flora con il tacco, Viscomi, Mosciatti, Solinas è partito, Maramao, eccolo servito, il numero 9 ancora velocemente dall'altra parte, ha visto arrivare di gran carriera il compagno che ritocca al centro, Solinas non riesce a deviare con il tacco, Maramao mandato a vuoto. Da Broccatelli che però si schianta contro le gambe di Ferri. Mosciatti con calma, Flori. Ancora Ferri. Pensa a spazzare col mancino. Lo fa adesso in direzione di Solinas che si lamenta. Fosse anche alto nel 95 e non poteva raggiungere questo pallone il numero 16. Del Fiumicino, bella l'imbucata per Giuliani che però ha tentato la cosa più difficile per servire Baronci. Neri ha riconquistato. Era sempre molto bella, molto fisica finora. Starace, Baronci, due uomini addosso per Baronci, li manda a vuoto, prende tempo, alla fine serve il compagno. Si tratta di Neri e la piazza e Gizzi. Ci sono qualche proteste per l'irruenza di Giuliani, nulla di grave, si prosegue. Flore, caricato dallo stesso numero 17, Flore per Viscomi che prova ad andare tutto da solo, si tratta di Mosciatti, scusate, servito Solinas, c'è Maramao, Maramao, eccolo qui, numero 9 che la piazza e segna l'ennesimo gol della gara, il 7-2, sempre Maramao. Sette minuti al termine della gara, ma a questo punto possiamo cominciare a fare delle considerazioni piuttosto insospettabili alla vigilia dell'incontro. L'Atletico Fiumicino dovrebbe, possiamo dirlo, portarsi a casa tre punti, salire a 37, nono posto, superare l'Alitalia con il testaccio che adesso è in balia di Pisano e Peperino, di cui aspettiamo notizie in ambito risultati. Di certo il terzo posto è a forte rischio adesso. Pallone verso Giuliani, bello lo stop del numero 17, rimpallato, calcio d'angolo. Broccatelli alla bandierina, 19 segna il cronometro, 7-2 segna il tabellino, esce male Gizzi, è stato però caricato, gioco fermo irregolare il gol di Giuliani. Vrabi, rientrato anche il 19 di questo arrembante Fiumicino. Broccatelli, Starace, cambia gioco malamente, Starace ha trovato Mosciatti, anche lui impeccabile, il numero 18 lì, terzo incomodo nel tridente offensivo formato da Solinas
e Maramao a completare avrà segnato di meno ma preziosissimo l'apporto di Stefano Mosciatti lì davanti per il Fiumicino. Ventesimo, sempre 7-2, 5 reti di distacco tra le formazioni in campo, un distacco forse esagerato ma comunque meritato per i ragazzi del Fiumicino. Testaccio molto presente questo secondo tempo, ma raramente davvero pericoloso. Qui Ferri la spizza, palla fuori Baronci, la affida Broccatelli. La tiene lì Starace, serve di nuovo Broccatelli. Avrà più addosso il tocco ad allontanare Mosciatti, il controllo, c'è Mirante su di lui, tocca perfettamente all'indietro, a Flora arriva Giuliani. Giuliani trova Baronci, Baronci prova a piazzarla al tiro. Non è deviato. E Gizzi, più lontano che può in direzione di Maramao, che non la tocca. Rossetti, praticamente inattivo nel secondo tempo Rossetti. Due tiri e due reti per l'Atletico Fiumicino. Reti che rasentavano comunque l'imparabile. Va detto che nonostante sette reti avrebbe potuto far poco di più Rossetti in porta per il testaccio. E Gizzi, lo stop ed il tocco, Flori. Cambio di gioco per Vrapi, gli toccano il pallone, Vrapi una grande occasione, Rossetti è uscito, ha cincischiato Vrapi e l'ha fatta sua, il numero uno del testaccio. Solinas, impattato, commesso fallo al numero 16, gioco fermo, due minuti più recupero al termine. Neri, scodella verso Broccatelli, Broccatelli tirato via da Vrapi, che è entrato a rallentare il gioco, sembrerebbe. Eccoci qua, gioco fermo, si riparte, Baronci, tocca per Starace, col tacco Starace. Mirante, spazio per il mancino, siamo a questo punto, palla fuori misura decisamente, Gizzi la guarda sfilare, 7-2. Flori tenta addirittura un'imbucata, niente male, a servire Vrapi che non controlla, non è decisamente rientrato in campo Vrapi per questi minuti finali. C'è solo la maglia ma non c'è lui, ha sbagliato un po' tutto quello che gli è capitato, non che questo pregiudichi la gara nel complesso dell'Atletico Fiumicino né il risultato ancora più importante. Palla profondissima, Giuliani, Giuliani, la tiene Giuliani, tenta il gol della domenica, non lo trova, palla fuori. Corner battuto cortissimo, il pallone questa volta si insacca, Baronci la toccata, 3-7 testaccio, forse è troppo tardi per riaprirla ma il passivo è decisamente meno pesante. Minuto e mezzo dice il direttore di gara. Mirante, incespica un po', Mirante gli girano attorno, ne ha tre addosso, pensa anche a piazzarla ma il mancino non glielo permette, alla fine gliela portano via, palla rimpallata. Rimessa laterale, sono sempre 4 le reti di vantaggio e vantaggio, un po' troppe da recuperare in un minuto e mezzo. Pallone che comunque riesce a carmolare dalle parti di Baronci, il tocco riesce a filtrare verso Mosciatti, si è imbucata al centro, Vrapi, eccolo qui che riceve, ma si supera Rossetti a questo punto. Risultato resterà forse 3-7. Flora la stampa sull'incrocio dei pali e può servire la ripartenza del testaccio. Che finale qui allo Stella Azzurra testaccio. In avanti il tocco poteva liberare Giuliani, palla sul fondo.
Partita che non si ostina a morire nonostante i 10 gol visti finora. Continuano le belle parate, le traverse, gli incroci dei pali colpiti. Pochi secondi al termine della gara. 3-7 Atletico Fiumicino, ricordiamolo, attualmente nono in classifica. Tocco di testa in avanti Baronci, Baronci la gira piano, Vrapi può andare, sono in 2 contro 1, Vrapi rimpallo, non lo aiuta, pallone fuori, finisce qui, 7-3, Atletico Fiumicino si guadagna 3 punti, sale a 37, supera l'Italia, il nono posto è suo ed è una mezza crisi per il testaccio che perde la seconda partita di fila e rischia moltissimo adesso con la Pisana e il Peperino.